menta selvatica che ho raccolto nel mio paese. E nel frattempo mi vado a tagliare la cernia. Ecco, questa è già sfilettata. Sì, l'ho vero? Già sfilettato, ho levato già le lische, quel poco che c'erano. E ora la vado a tagliare. Posso tagliarla come voglio, tanto mi si disface lì dentro e quindi... Intanto io vi ricordo che il nostro Salvatore arriva direttamente dal Dinos Hotel, il nostro Salvatore Spina ha sostenuto gli studi presso l'IPA di San Giovanni in Fiore, dove ha conseguito nel 2007 il diploma di tecnico dei servizi di laboratori della ristorazione, ha lavorato in diverse strutture alberghiere in Calabria e anche al di là dei confini regionali per avere la possibilità di accrescere il bagaglio personale, lavorativo e sociale. Dedica tutte le sue energie al lavoro e ti piace essere all'altezza del tuo ruolo, vero? Sì. Che cosa vuol dire che ti piace essere all'altezza del tuo ruolo? Perché conosco molte persone che fanno questo lavoro e si distinguono molto bene nella società, oltre che nell'ambito lavorativo. E quindi vorrei prendere la loro strada, diventare... Non come loro, più bravo e quindi... Ah, ecco! Evviva la modestia, va bene! Intanto hai aggiunto... Sì, ho aggiunto la cernia. Pronto? 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 Sì, buonasera signora. Salve, chiamo da Stefanaconi, vivo Valentia. Buonasera signora, benvenuta. Allora, io mi chiamo Maria, sono la signora Maria. Sì, Maria, buonasera a lei. Io è la prima volta che le parlo, però vi seguo da tantissimo tempo. Ma che piacere, quante amiche nuove, noi abbiamo piacere... Ma Sara, forse dalle prime puntate che io vi seguo, tutte le sere, non perdo mai una puntata, non perdo mai le repliche... Ci fa tanto piacere questo, Maria, perché... Allora, devo dire... Se ti posso dare del tu, che certo. Mi piace tanto, sei veramente una persona in gamba, squisita, grazie. Gentilissima. Ma... E come sono bravi poi tutti gli chef. Brava, grazie. Bravissima. Ecco, loro sono bravi, loro sono bravi e gentili. Ma anch'io sono una brava cuoca, sai? Vuoi venire da noi? Guarda, ogni tanto mi verrebbe la voglia di venire perché comunque a me piace cucinare, faccio un sacco di cose e allora, di piatti. Se vuoi prendiamo il tuo numero e ti contatto. Specialmente mi sta suggerendo mio marito i dolci. Come ti chiami? Hai detto Maria, vero? Ti chiami? Maria da Vibo. Sì, mi chiamo Maria, sì. Da Vibo Valentia? No, chiamo da un paesino vicino a Vibo Valentia, a 3 chilometri. Come si chiama? Stefanaconi, eccolo qua. Guarda Maria, se ti fa piacere io ti posso contattare e ne possiamo parlare, che ne dici? No, momentaneamente mi piace seguire perché mi piace tanto. Benissimo, allora se deciderai un giorno poi sarai tu stessa a dircelo quando vorrai, va bene? Va benissimo Simona, ti ringrazio tanto. Grazie cara Maria, ti mando un bacio. Grazie anche a voi, un bacio e un abbraccio a tutti. Ciao, un bacio Maria, Simona. Ciao. E quante brave chef, quante brave cuoche, è vero che ci sono dietro ai nostri, alle nostre telecamere. Allora. Se pensiamo che le nostre mamme sono le prime che ci trasmettono qualcosa. Certo. Saluto mia madre, se certo. Sveglia a quest'ora. Certo, mamma mia. Vabbè, stai qui dentro per la condizione, no? Non è l'orologio. Certo, hai ragione, sei qui dalle 2. No, dai, allora, andiamo avanti. Questa volta lo vado a condire prima il pesce. Condire nel senso aggiungo un po' di pepe nero e un po' di sale. Pronto? Sì, pronto. Sono Margherita da Cosenza. Margherita, buonasera. Buonasera. Senta, vorrei vedere qualche volta la degustazione della torta brizzolona, se possibile. Che torta è? Mi dica, signora, ce la spieghi perché... È una torta, l'ho sentito dire, non lo so, rettangolare, insomma, una torta con la cima dentro, però è fatta molto, molto diversa, diciamo. Senta, se ci ripete il nome, magari chiederemo a qualcuno dei nostri master chef di prepararla, va bene?
Torta sbriciolona. Sbriciolona sarà, ma sbriciolona, sbriciolona. Cosa, tu la conosci? No, ahimè, no. Il nostro non sono pratico. Va bene, signora, grazie, prenderemo la sua richiesta, va bene? Va benissimo, la ciao, ringrazio. Ciao Margherita, grazie, arrivederci. Allora, continuiamo con la nostra ricetta. Ora vado ad aggiungere succo di limone. Succo di limone. Sì. Pronto? Guarda, buonasera. Buonasera, signora, buonasera. Sono Pina. Pina. Chiamo dalla provincia di Cosenza. Comunque, io vi ascolto tutte le sere, siete la mia compagnia. La sera quando torno a casa siete la mia compagnia. Quindi tutte le sere, anche se non chiamo mai, però voglio dirvi che vi ascolto. Grazie cara, è la prima volta che ci telefona? Sì, però sono tante volte, ma vi sento tutte le sere. Comunque volevo dirvi, Simona, che molto molto ha guadagnato molto il programma, così come lo state conducendo adesso. Gli chef sono bravissimi e anche è abbinato anche alla cultura, perché vedo che si parla di vini, vedo che si parla di tante cose che comunque sono importanti. Grazie Pina, ci fa piacere il tuo giudizio, grazie il tuo parere, siamo contenti di accontentarvi. Ecco, scusami il bisticcio di parole, va bene? No, vabbè, però io ho fatto un po' di bisticcio perché parlare capita a tutti, capita a tutti, qualcuno ce lo perdona e qualcuno no, vabbè, non importa. Quello non è importanza. Grazie Pina, ti ringrazio niente. Molto, continuiamo con la preparazione, va bene? Grazie e buonasera a tutti. Ciao Pina, grazie. Grazie. Allora, aggiungo il succo di limone e faccio cucinare ancora il pesce nel succo di limone. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Simona, sono Stella, buonasera. Ciao cara Stella, buonasera. Complimenti anche per questa serata, super. Grazie, grazie. Un nuovo MasterChef, hai visto? Ne stiamo conoscendo parecchi. Vero, e noi impariamo tantissimo. Almeno io imparo tantissimo. Io pure. Prego, Stella, prego. Niente, volevo dirti che ho fatto quei biscottini di nonna Raffaella, quelli alle mandorle. Buoni, E sono veramente buoni. Ci fa piacere, prova a fare anche i piatti che sta facendo questa sera il nostro Salvatore, che sicuramente saranno buoni, soprattutto accompagnati dalla pasta Pirro, che è meravigliosa, veramente una pasta buonissima. Sicuramente Simona, io penso tutto. Può bere pure al Dinos a San Giovanni in Fiore, così. Eh certo, è a Cosenza. Abbiamo lei. Tante altre robe che purtroppo per tempo, per viaggio non siamo riusciti a preparare. Va bene, ma non mancherà occasione. Grazie Stella, grazie a te. Niente Simona, se mi consenti volevo rispondere alla signora di prima. La torta sbriciolona, io la faccio, è una torta fatta di farina 00 con della farina di mais macinata finemente e delle mandorle. È una torta particolare. Brava, e noi la proporremo in queste sere, va bene Stella? Io ho già preso nota e la proporremo sicuramente, la vedremo in una di queste sere. Grazie cara Stella. Niente, buonasera, grazie a voi. Ciao Stella, grazie. La pasta allora, è pronta? Sì. Sposto questa qua. Nel frattempo, mentre si riposa, la Gianni riesce a levare fuori tutti i propri principi. Siamo al piatto precedente, ai maccheroncini con i funghi porcini. Pronto? Simona, ciao, sono Rosetta da Crotone. Ciao Rosetta, buonasera, benvenuta. Senti, volevo farti, vabbè, complimenti se sorvoliamo. Ti volevo dire, la torta sbrisolona, sì, che ha detto la signora prima, è semplicemente la pasta frolla sbriciolata. Ah, ecco, vedi, ecco, ma comunque noi la faremo perché abbiamo già preso nota, abbiamo anche in Piemonte. Ah, ecco, hai visto, il nostro Piemonte, va bene. Tu lo sai che io vengo da Torino, te lo posso dire. Va bene, come te. Cara Rosetta, la faremo senz'altro, io ti mando un bacio, sì, e grazie per buonissima. Averci. Grazie Rosetta, io continuo perché sennò perdo il passaggio con Salvatore. Va bene, Gioia, ciao di nuovo. Ciao. Si scoccia la pasta. Allora, vado ad aggiungere un mestolino di acqua. Pronto? Pronto. Eccomi. Pronto. Buonasera Simona. Buonasera cara signora, buonasera. Scusami. Sono Mariella. Ciao Mariella, ciao. Aspetta Mariella che ti fermo, perché cosa sta facendo il nostro... Vado ad aggiungere il ristretto di carne. Ah, eccolo qua, il brodo di carne, sì. Però facciamolo vedere, tu lo chiami il ristretto di carne, sì. Che cos'è? Perché... è proprio un ristretto di carne, mettiamo a cucinare le ossa della carne.
li facciamo cucinare, li facciamo bruciare prima nel forno e poi vanno lavorati in padella. Hanno una cottura lunga.